Adesso riprendiamo gli esempi visti nei video precedenti, ma facciamo un caso più generale, e cioè il caso in cui il parametro d'urto o parametro d'impatto sia minore del raggio della giostra. Infatti la persona non è detto che salti precisamente sul bordo, potrebbe anche spiccare un salto e cadere in una posizione più ravvicinata, cioè più vicina al centro. In questo caso il parametro d'urto, lo sappiamo, è la distanza minima tra il centro di rotazione e la retta che descrive il salto della persona. Quindi è questo. E questa circonferenza di colore verde rappresenta come si muoverà la persona dopo che ha saltato sopra la giostra, è saltata sulla giostra e è rimasta a questa distanza. Quindi comincia a ruotare insieme alla giostra, però a una distanza minore del raggio. Il modo per risolvere gli urti di questo tipo, sempre un urto plastico, quindi perfettamente anelastico, è sempre lo stesso, cioè si imposta la conservazione del momento angolare totale e quindi si sommano i momenti angolari all'inizio e alla fine e si uguagliano. Qui sto immaginando che la giostra all'inizio stia ruotando in senso antiorario, quindi riprendiamo l'esempio di due video fa. E andiamo a calcolare il momento angolare della giostra prima del salto della persona, che è il momento d'inerzia della giostra IA per la velocità angolare della giostra. Il momento d'inerzia della giostra sappiamo che è un disco, un mezzo, massa della giostra per il suo raggio al quadrato. E lo stesso, una formula simile, varrà per il momento angolare della giostra dopo il salto della persona, quindi LA primo, che è sempre il momento d'inerzia della giostra, questo, per la nuova velocità omega primo. Quindi vediamo che è la stessa formula, momento angolare prima e momento angolare dopo della giostra, con la differenza che qui c'è la velocità angolare prima e qui c'è la velocità angolare dopo l'urto. Poi andiamo a calcolare il momento angolare della persona che si muove di modo rettilineo uniforme e sappiamo che è il parametro d'impatto, questo B, per la quantità di moto della persona. E infine andiamo a calcolare sempre della persona il suo momento angolare dopo, e dopo che la persona è saltata non si muove più di modo rettilineo uniforme, ma si muove di modo circolare uniforme, descrivendo questa circonferenza di colore verde di raggio B. Quindi la persona avrà un momento angolare che è dato da il suo momento di inerzia per la velocità angolare, ma il suo momento di inerzia è quello di un punto materiale che ruota a distanza B dal centro e quindi è la massa della persona per B alla seconda, per il raggio di rotazione B alla seconda. A questo punto basterà sommare questi due momenti angolari finali, raccogliendo omega primo, come abbiamo fatto anche nei video precedenti, e sommando i due momenti di inerzia. Naturalmente poi, se il disco, la giostra, dovesse ruotare all'inizio in senso orario, anziché antiorario, allora i valori LA, il valore di LA sarebbe sicuramente negativo. Quindi un momento angolare negativo per la giostra prima dell'urto. E a quel punto bisognerebbe risolvere questo esercizio, questa equazione, con i dati del problema per calcolare la nuova velocità di rotazione dopo l'urto e vedere se sarà una velocità di rotazione positiva o negativa, cioè in altre parole, in modo intuitivo, una velocità di rotazione omega primo positiva o negativa vuol dire se la persona riuscirà a invertire il senso di rotazione della giostra e quindi a invertirla facendola ruotare in senso antiorario, oppure semplicemente se la rallenterà, quindi la giostra continuerà magari a girare in senso orario ma più piano, o come caso estremamente particolare se la persona riuscirà a fermare la giostra e quindi dopo il salto della persona rimarrà tutto fermo, la giostra con la persona sopra.